Oliveri, lo sai perché stai zitto? Perché non hai avuto mai un cazzo da dire, mai. Ma non l'hai capito che stai rovinando il partito e che noi te lo impediremo? Ma non l'hai capito che te ne devi andare, te ne devi andare, te ne devi andare? Sei il flagello che ci è stato mandato per strapparci la bocca, per renderci per sempre di serri innocui. Il tempo è galantuomo, segretario, prima o poi la vergogna ti paralizzerà! Professore, professore ferito, professore, professore, non so che già rivederla, è una gioia, non so quante volte ho pensato a lei. Sì, volevo dirle questo, che lei per me è stato tanto importante, anche se lei non mi rivolgeva la parola. Forse io ero anche un pochino innamorata di lei. Sì. Si ricorda quella volta alla cena della maturità che lei... Io volevo assolutamente ballare con lei, no? E lei... Io non ho mai capito se lei proprio si vergognava o se magari, non so, non aveva proprio voglia. Vabbè. Allora, l'analisi, l'importante. Il libro, io mi sa che devo andare. Ah, l'avevo fatto anche delle altre analisi, però poi siccome non erano pronte, gliele porto la prossima volta. Lei non immagina quanto è stato importante per me. Ecco, mi sa che volevo dire tutto questo. Ci verrebbe al parco con me martedì? No. Alle 11 all'ingresso del parco. Mi scusi se... martedì. Bene, solo una cosa. Che faccio? Adesso è a rombo, da? Che faccio? Depilo un po', lascio striscia, faccio piccolo disegno geometrico oppure glabra proprio? Dici rombo, rombo, rombo. Ma rombo strisciolina o rombo aquilone? Rombo così, guarda. Va bene, rombo.